Grande festa e primo abbraccio con i tifosi per l'Exprivia Molfetta, in vista della prossima stagione di A1 di Volley al via il 19 ottobre. La nuova squadra al completo, presentata a Palazzo Giovene, è stata accolta calorosamente dai supporters biancorossi, che hanno salutato anche il neoacquisto Vizeco Istra, l'opposto olandese appena sbarcato in Puglia, ultimo colpo di una campagna acquisti ormai completa in vista della preparazione che comincerà domani. La squadra assomiglia molto alla squadra dove ho giocato l'anno scorso, c'è tanta volontà, ma si lavora con volontari, gente che vuole tanto bene alla squadra e che hanno voglia di dimostrare e questo a me va bene. Fiducioso e carico il nuovo coach dell'Exprivia Molfetta, Vincenzo Di Pinto, che non vede l'ora di cominciare l'avventura in Superlega. È fondamentale questo modo di lavorare, è fondamentale creare un gruppo forte che deve entusiasmare tutto il pubblico molfettese, pugliese e l'intero meridione e per poi fare meglio ancora in futuro. Ottimista e ambizioso anche il presidente Antonio Antonacci, che dalla sua pallavolo Molfetta si aspetta molto anche quest'anno. Noi ci stiamo preparando a vivere questa seconda stagione di A1 dopo quella iniziale dell'anno scorso, avendo fatto una bella esperienza e avendo cercato di porre rimedio agli errori di inesperienza commessi l'anno scorso. Quest'anno abbiamo una squadra competitiva e ovviamente vorremmo, ne siamo direi quasi certi, poter raggiungere degli obiettivi migliori, anche perché appunto sulla base dell'esperienza siamo riusciti ad allestire una squadra di tutto rispetto che sicuramente ci darà grandi soddisfazioni.